Si continuano a vedere sul territorio gli effetti del giubileo voluto un anno fa dall'arcivescovo di Napoli, Crescenzio Sepe, come forma di riscatto sociale per la città. Ne è un esempio il progetto Musica, presentato questa mattina dal cardinale Sepe durante un incontro con la stampa nella chiesa di Largo Donna Regina. Il progetto prevede la costituzione di 7 bande musicali nei quartieri e nei comuni della diocesi dove maggiore è il disagio sociale. Ercolano, Torre del Greco, Barra Scampia, il Rione Salicella da Fragola, Porta Capuana, Rione Sanità e Porta Grande a Capodimonte. Ogni banda, seguita da 5 maestri, sarà costituita da 50 ragazzi di età compresa tra i 9 e i 15 anni. Dare possibilità a questi giovani di poter realizzare qualcosa che ci hanno dentro, che sentono, che... Allora questo non solo si realizza uno come persona, no? Ma poi si prepara veramente il futuro. Iniziare con le bande, poi domani qualcuno mi diceva, alcuni già sono stati richiesti per esempio dal San Carlo, oppure quando faremo questa cittadella che ormai è finita, no? Questi ragazzi che imparano un mestiere e poi dopo lavorano già nelle aziende che li hanno preparato oppure si mettono in proprio. Oppure questi del calcio, io dicevo De Laurentiis l'altro giorno, domani che puoi trovare dei ragazzi dotati, no? Ecco, vedete, è un modo questo perché si rispetti la dignità di questi nostri giovani e si apre un futuro vero, non di chiacchiere, non di programmi.